Prova. Mi sentite? Ci siamo? Prova, eccoci qua e abbiamo un po' di rientro. Bene. Allora, proviamo ad iniziare. Proviamo a, nonostante il ritorno in cuffia, 5 tecniche per promuovere la musica online, scenari e strategie per promozione dell'industria musicale 3.0. Prima di tutto questo breve intermezzo nasce dalle attività di SMB, Scuola di Music Business, che è un consorzio che mette insieme operatori del settore, addetti ai lavori, che da ormai 4-5 anni, col quale da 4-5 anni portiamo in giro per l'Italia attività di divulgazione e formazione per quelle che sono le tematiche dell'industria musicale. Oltre a workshop come questi abbiamo, come vi racconterò tra un attimo, anche un corso più strutturato, ma ve ne parlo tra un attimo. Oggi proviamo a parlare, vi dicevo, in questo breve e difficoltoso momento proviamo a parlare di promozione musicale. Ho sentito stamattina un breve convegno dall'altra parte, l'altro palco, molto interessante, dove c'erano diverse personalità legate al mondo dei conservatori, al mondo dell'università, al mondo delle scuole private, e tutti estremamente preparati, estremamente competenti del loro ambito, ma tutti molto confusi di fronte ad una domanda che l'intervistatore, il moderatore gli ha posto, e cioè: come facciamo, una volta che ci siamo formati, a realizzare un percorso, ad iniziare un percorso di carriera, un percorso lavorativo in questo settore? Una cosa molto, molto complicata. Quello che non cercheremo di rispondere oggi, ma che in parte è compreso nel nostro ragionamento, è provare a comprendere la direzione che l'industria musicale ha preso negli ultimi anni, per provare a fare, ad utilizzare quelle che sono le dinamiche sistemiche attuali, per provare appunto ad avere un percorso di carriera concreto. Mi piace partire in questi incontri presentandomi, raccontandovi quella che è la mia esperienza personale, perché credo che sia una precondizione indispensabile, altrimenti voi vi chiederete: ok, questo che parla chi è? Cosa fa? Da dove è uscito? Io mi chiamo Alessandro Liccardo, come era scritto già prima. In realtà sono un musicista, un discografico, un produttore e un insegnante, non esattamente in quest'ordine, però nasco come musicista, sono musicista, un chitarrista, e qualche anno fa ho creato insieme a un paio di soci la Volcano Records. La Volcano Records è un'etichetta discografica specializzata in rock, e con la quale nel corso del tempo, partendo da una dimensione, da una realtà completamente locale, noi siamo partiti a Napoli nel 2013, siamo arrivati oggi ad avere sede a Torino, una sede operativa a Berlino, una sede operativa a Tokyo. Quest'anno abbiamo iniziato a lavorare con gli Stati Uniti, a Los Angeles, e abbiamo nel nostro catalogo nomi importanti del rock internazionale, da pubblicazioni che hanno visto coinvolti Steve Porcaro, Bobby Kimball dei Toto, l'ultimo disco di Thomas Silver degli Hardcore Superstar, il mese scorso è uscito un progetto con Amanda Somerville degli Avantasia. Insomma, una realtà che è diventata nel corso del tempo, da un sogno, si è trasformata in una realtà di fatto, alla quale sono collegati altri marchi discografici. Questa piccolina è Native Division Records, un'etichetta più generalista, Dark Hammer Legion, con cui ci occupiamo prevalentemente di musica estrema, Volcano International e tutto il nostro comparto internazionale, che l'anno scorso per esempio ha prodotto un festival, Volcano Rock Fest a Berlino a novembre del 2018. Oltre a il mio lavoro come discografico, appunto, faccio il formatore, faccio l'insegnante, insegno music business attraverso la scuola di music business, quindi i corsi in giro per l'Italia, e alla Perform School of Music di Torino. Abbiamo dal 2017, credo, un corso annuale full time in music business, ed è una cosa estremamente interessante che mi prende moltissimo, ed è un corso tutto
incentrato su come fare a far fruttare quelle che sono le nostre competenze, come fare a trasformare la nostra passione in un qualcosa di concreto, in un qualcosa di spendibile nel mercato del lavoro. E devo dire che stiamo avendo ottimi risultati. Quest'anno abbiamo inaugurato all'interno della scuola due entità professionali, un'etichetta discografica nella scuola e un'agenzia che organizza eventi. Perché vi faccio tutto questo preambolo? Non per dirvi quanto sono figo, quanto sono bravo, perché assolutamente non è così, per fortuna sono bravi i miei collaboratori e i miei studenti. Vi racconto tutto questo per dirvi che esiste in qualche modo, almeno questa è la mia esperienza, un modo, una strategia, una strada per realizzare anche in piccola parte il proprio progetto di carriera. Tante volte quando ci confrontiamo, quando ragioniamo sulla nostra passione musicale, commettiamo l'errore all'inizio di avere dei sogni. I sogni sono giusti, no? I sogni sono il motore di quello che facciamo, ma c'è differenza fra sogno e obiettivo. Non esistono obiettivi irrealizzabili. Esistono obiettivi fuori portata in questo momento. Io dico sempre, e ci sono i miei studenti che me lo ricordano, perché poi me lo dimentico, ma lo ripeto sistematicamente, faccio un esempio: suonare in uno stadio può sembrare una cosa impossibile quando abbiamo una band che inizia. In realtà è semplicemente, più banalmente, un obiettivo non raggiungibile in questa fase, ma esistono una serie di obiettivi intermedi che possono condurci da un punto A a un punto Z. La cosa essenziale è avere una programmaticità, avere un piano, avere un progetto, avere una mappa che non soltanto orienti i nostri sforzi, ma ci permetta nel corso del tempo di avere degli indicatori di performance, cioè capire se le cose stanno andando bene, se stanno andando male. Un piano non è qualcosa che non cambieremo mai, un piano è un qualcosa che ogni tanto andiamo a guardare per vedere se le cose stanno procedendo nella direzione giusta, e questo ci può permettere di fare gli accorgimenti giusti, di valutare se le cose stanno andando come avevamo previsto oppure no. Uno dei più grandi delle più grandi cause di frustrazione che vedo in tanti gruppi, tanti artisti giovani, è nell'incapacità, nel vivere quel senso di frustrazione, perché non riescono magari subito a raggiungere determinati risultati. Il problema molto spesso è che quei risultati che loro si erano posti come obiettivi erano fuori portata in quel momento, ma magari si è fatto un lavoro assolutamente funzionale a realizzare una prima parte del percorso. È chiaro che questo, quello che vi sto dicendo, sembra un discorso abbastanza astratto. Per fortuna a Torino, per esempio, sviluppiamo questo discorso in un anno e non ci basta tante volte, quindi sono questioni lunghe. Oggi cerchiamo di concentrarci su qualcosa di più pratico, di più concreto, per iniziare a capire, a sintonizzarci con quelle che sono le esigenze che all'interno dell'universo professionistico, dalla prospettiva dell'artista, perché è chiaro che potremmo avere diverse prospettive, l'ha detto i lavori, il giornalista, il proprietario di un negozio di strumenti musicali, tutte persone che in qualche modo gravitano in questo ecosistema, ognuno ha la sua prospettiva, ma tutti siamo parte di un mercato che è profondamente cambiato, che è profondamente mutato negli ultimi 15-20 anni. Dobbiamo ragionare, dobbiamo interrogarci su come ci si promuove oggi, su come si comunica con gli altri, e in funzione ovviamente di non soltanto di creare visibilità, ma di creare in qualche modo delle attività che ritornino un feedback concreto di supporto a quella che è la nostra attività. Prima di entrare nello specifico, credo che sia molto... Ah, a proposito, questa parte di schermata è uno screenshot del mio blog su Music Business. Se cercate Alessandro Liccardo blog su Google, il primo risultato è il mio blog su Music Business, che si chiama La For Rock and Roll, dove trovate interviste, articoli, di tutto di più. È interessante, è gratuito, vi consiglio di cercarlo. Prima di entrare in quello di cui voglio parlarvi oggi, cerchiamo un attimo di capire in che fase storica stiamo vivendo, che cosa sta succedendo intorno a noi oramai da 15 anni abbondanti, e come quello che ci circonda deve necessariamente determinare le nostre strategie di lavoro, di studio, i nostri impegni, i nostri investimenti. Io parto sempre da una definizione che chiaramente non è mia, ma è di Bobby Ossinski, che è un produttore e formatore americano, che nel 2009, quindi
ormai dieci anni fa, ha scritto un libro molto interessante dal titolo Musica 3.0, una guida di sopravvivenza per fare musica nell'era di internet. E questo libro è interessante perché dà la definizione di musica 3.0. L'ho sempre trovato rivelatorio, 3.0. Perché 3.0? Fino alla fine degli anni 90, in maniera pressoché senza soluzione di continuità, praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi diciamo dall'inizio degli anni 50, alla fine degli anni 90, l'esperienza del consumare musica è stata profondamente ancorata all'esperienza tattile dell'acquisto dell'oggetto. Tutti noi siamo tutti abbastanza grandi, non vedo ragazzini purtroppo, tutti noi ci ricordiamo cosa significava comprare un CD, comprare un disco, ancora meglio, comprare un vinile. E ci ricordiamo anche che l'unico modo per scoprire un nuovo artista era toccare fisicamente, acquistare fisicamente, confrontarsi col manufatto. Alla fine degli anni 90, io vi sto raccontando quello che già sapete, lo sapete benissimo, quello che è successo alla fine degli anni 90, o meglio, tra fine anni 90 e inizio anni 2000, c'è stata l'inizio dell'era di internet, Napster, la grande causa nel 2001, tra le Big Four, quelle che all'epoca erano le quattro major della discografia, Warner, Universal e Sony, contro Napster, questa piattaforma di condivisione che metteva metteva gli utenti nella condizione di scambiarsi musica. Al di là, non entro troppo nel tecnico della faccenda, la prima grande causa di diritto d'autore dell'inizio degli anni 2000 è la vittoria delle quattro major su Napster. Quello che in tribunale fu sancito, cioè la vittoria della discografia tradizionale contro la pirateria, non aveva assolutamente alcun tipo di proiezione nella realtà di fatto, perché era ormai chiaro a tutti che la musica era un bene gratuito. Era un dato di fatto, c'è stato un cambio di paradigma tecnologico e quindi è come se i produttori di Ferro di Cavallo avessero fatto causa a John Ford perché ha inventato la catena di montaggio e la produzione seriale delle automobili. Nel momento in cui hai una tecnologia nuova ad un costo più basso, si diffonde, la tecnologia vecchia diventa obsoleta, fine. Questo è un dato di fatto. Entriamo nella musica 2.0. Per i primi 10 anni, circa 7-8 anni degli anni 2000, ve lo ricorderete, la cosiddetta epoca MySpace. Vi ricordate che MySpace come funzionava? Vi ricordate quel senso di entusiasmo improvvisamente di essere liberi di poter autonomamente pubblicare la propria musica online e incontrare virtualmente persone da tutto il mondo? Apparentemente era facile, apparentemente si creavano sinergie, rapporti, tutti ci siamo sentiti artisti finalmente con un seguito, artisti finalmente con un pubblico internazionale, quello grande, allargato, quello che avevamo sempre sognato, senza più bisogno di avere degli intermediari. È stata l'epoca storica del virale, l'epoca storica in cui se eravate particolarmente bravi, particolarmente fortunati, il vostro brano diventava un fenomeno globale, perché le persone iniziavano a ripostarlo, gli amici degli amici lo ripostavano, quello lo vedeva, improvvisamente il brano che avevo suonato con la chitarra nella mia cameretta diventava un fenomeno globale. E ci sono artisti che hanno costruito il proprio successo in quest'epoca. Ora, noi che siamo non nativi digitali, vista sempre l'età anagrafica, tutti diversamente giovani come me, alla fine degli anni 2000, assistiamo ad una nuova transizione. È stato molto breve il 2.0, ok? Perché aveva senso, ragioniamo insieme, nel momento in cui la musica che un tempo, ragioniamo dal lato della fruizione, noi come fruitori non dovevamo più andare nel negozio di dischi, ci bastava aprire MySpace e scoprire nuova musica. Era anche questa un'esperienza entusiasmante. Ma funziona quando la proposta musicale è di 10 dischi all'anno, 20 dischi all'anno, pochi dischi. Nell'epoca storica degli ultimi 10 anni circa, cosa è successo? È successo che
tutti hanno iniziato a produrre musica a budget ridotti, a budget praticamente inesistenti, a casa, gratis, e hanno iniziato a pubblicarlo online. Lasciamo perdere per un attimo la qualità, musica di valore, musica non di valore, non è questo il punto. Il punto è che nel momento in cui la proposta, l'offerta di prodotti musicali era immensa, io come utente non so più come fare non so da dove partire, perché se voglio guardare solo i dischi che oggi sono usciti nel mese di aprile in Italia sono usciti già circa 170-180 dischi solo nel mese di aprile, e questo rappresenta un serissimo problema sia dal lato della fruizione sia dal lato della produzione, perché se siamo fruitori non sappiamo da dove partire, se siamo musicisti non sappiamo come fare a diversificarci dagli altri. Questo è un dato di fatto, questa è una condizione di fatto, ed è quello che Bobby Ossisky, che vi ho citato prima, chiama musica 3.0. Siamo nell'epoca social, siamo nell'epoca in cui il mercato, propriamente detto, quello che un tempo avremmo considerato come il grande pubblico diviso per compatibilità stilistiche, per gusti. Allora c'era il pubblico rock con le varie sfaccettature, il pubblico metal con le varie sfaccettature, il pubblico reggae con le varie sfaccettature, il pubblico rap. Improvvisamente quel pubblico, quei blocchi di pubblico non esistono più, per come erano stati percepiti fino alla prima metà fino al 2006-2007. Il pubblico è tutto mischiato, è tutto raccolto sui social network e non consuma più in una serie di canali diversificati. Quando ero piccolo c'era MTV Rocks, c'era MTV normale, c'era Rock TV, no, ognuno aveva il proprio canale a seconda di quello che era il proprio gusto. Oggi non ci sono più i canali, non parlo di canali televisivi, parlo proprio di quelli che fanno comunicazione in maniera settoriale. Siamo usciti, questo in una, vado un attimo avanti, no, non c'è niente, cercavo un'altra cosa che non c'è. Di fatto siamo usciti dalla logica di comunicazione broadcast. Fino all'inizio degli anni 2000 la logica era l'accesso ai mezzi di comunicazione. Piazzare il mio brano in radio, piazzare il mio disco in radio, piazzare il mio disco sui giornali era la condizione per arrivare al pubblico, poi il giudizio del pubblico determinava il successo o l'insuccesso. Chi aveva la possibilità di traghettare il mio prodotto, la mia musica a quei canali, cioè le etichette discografiche, avevano di fatto il potere, e quindi l'obiettivo per un artista era raggiungere l'intermediario, non raggiungere il pubblico, raggiungere l'intermediario che mi portasse poi a quei canali di comunicazione che mi portassero poi al pubblico. Nel momento in cui questo sistema collassa, diventa non più importante l'intermediario, che perde completamente di valore, perché oggi se prendete un artista emergente, sconosciuto, e lo fate uscire con Sony, Sony non sa nemmeno dove mettere le mani, non sa nemmeno dove mettere le mani, non è che possiamo discutere su questo. Chiunque, qualsiasi artista che oggi firma con una major è un artista che di fatto ha già una fan base, è un artista che di fatto o è stato una stagione intera in televisione e quindi ha già un suo pubblico, o è un artista che attraverso una micro community locale o molto settorializzata ha già un pubblico, ok? E quindi l'etichetta grande, la competenza, la compartimentazione delle grandi etichette è in grado di determinare un incremento, e non tanto della quantità di pubblico, perché non è quella la discriminante, ma nella capacità del pubblico di compiere più volte azioni supportive per la serie. Ti vendo il disco, ti vendo il biglietto per il concerto, ti vendo il merch, il merchandising, ok? È la vita utile di ogni singolo utente, di singola unità di pubblico che produce, incrementa l'utilità marginale per l'etichetta discografica, non l'allargamento orizzontale del pubblico. Questa è una considerazione che sovverte completamente quella che è la nostra logica quando dobbiamo ragionare su come promuovere un nostro progetto. E quindi questo significa che se ragioniamo come artisti, e oggi, visto il tempo scarso, dobbiamo ragionare come artisti, non abbiamo tempo di andare di impelagarci in altri discorsi, dobbiamo capire come fare a promuovere il nostro progetto direttamente al pubblico. La parola chiave di questi tempi è engagement. L'engagement, avete presente quando
quella corsa spasmodica ai grandi numeri online, no? Oggi chiaramente l'online è uno strumento per tutti indispensabile, è gratis, tutti sono connessi, quindi perché non utilizzarlo? E si crede erroneamente che l'obiettivo è fare quanti più numeri possibili, quante più persone possibili che mi vedono, meglio è. Bene, questa è una sostanzialmente una sciocchezza. È una sciocchezza perché il dato rilevante non è quello. Il dato rilevante è che percentuale di tutti quelli che mi hanno visto compiono azioni specifiche di supporto alla mia attività artistica. Gli americani li chiamano i super fan. I fan sono i followers, quelli normali, quelli che mi seguono, quelli occasionali. I super fan sono quelli che consigliano la mia musica agli altri. I super fan sono quelli che vengono al mio concerto quando vado nella loro città. I super fan sono quelli che comprano il disco in pre-order. Ecco, sono i super fan a cui io devo indirizzare le mie attività di comunicazione, sono quelli con i quali sancisco un rapporto di engagement, di aggancio, quelli che riesco ad attivare quando gli chiedo delle attività di supporto specifiche. Se non capiamo questa differenza sottile ma sostanziale tra pubblico totale e pubblico concretamente supportivo, stiamo inseguendo una chimera, stiamo inseguendo i grandi numeri senza capire che la sostanza è quanti di quel grande pubblico sono disposti a fare azioni concrete. Io dico sempre ai miei artisti, che abbiamo anche molti artisti emergenti, che vendere per una band emergente 400 dischi nei primi 2 mesi è un super risultato, ed è un risultato assolutamente fattibile se si lavora bene. Cerchiamo di capire come fare a sancire il rapporto, come fare a sancire il legame tra artista e pubblico. Oggi ci sono alcuni elementi che dobbiamo considerare assolutamente prioritari. È finita l'epoca storica del marketing to core, del marketing dei loghi, dove il logo figo, dove il naming fatto bene rappresenta un valore aggiunto. Non è la qualità estetica di quello che produciamo che crea il legame, perché oggi il nostro pubblico, noi stessi, che siamo pubblico di altri, che siamo utenti, che siamo consumatori, e l'eventuale nostro pubblico, il potenziale nostro pubblico, siamo bombardati di messaggi pubblicitari. Guardatevi solo attorno e guardate quanti messaggi pubblicitari vedete. Cioè, ce ne sono una quantità pazzesca. Cosa mi può colpire? Gilardoni, Obiesin, o Contatto Dedo? Ce ne sono troppi, troppi input. Il fatto che noi stiamo leggendo queste parole, belle o brutte che siano, logo è un po' più bello, logo è un po' più brutto, noi siamo il grande pubblico, nessuno di questi marchi crea un rapporto con noi, il rapporto con noi lo crea soltanto quel brand, quell'individuo, quel gruppo, quell'artista, produttore di contenuti al quale io accordo fiducia, del quale io mi fido. Ok, queste sono le parole chiave nella Music 3.0, per dirla con Obi Siski, nell'era musicale del 3.0. Fiducia. Come artisti noi dobbiamo far sì che il pubblico si fidi di noi. Significa che non posso raccontarmi solo quando vado sul palco, io devo raccontare quello che c'è dietro, devo raccontare il processo creativo, la difficoltà, le paure che io come artista emergente per esempio ho di non farcela, i sogni, le aspettative, è quello che crea empatia, per dirla in maniera semplice, un grande effetto grande fratello che passa dall'essere un qualcosa circoscritto alla realtà televisiva diventa la vita di tutti i giorni. Fiducia, buona reputazione, onestà, emozioni, passione, queste sono delle parole chiave. Dobbiamo trasmettere emozioni, dobbiamo trasmettere passione, dobbiamo trasmettere valori, e questo, strategicamente parlando, che ci permette di intercettare l'utenza. Io faccio sempre un esempio. Noi, come vi ho raccontato prima, io dirigo un'etichetta rock metal. Quello che dico sempre alle mie band, magari c'è il gruppo heavy metal, ok? I gruppi sono convinti, le band sono convinte che per raggiungere il pubblico, il proprio pubblico, il potenziale proprio pubblico, quelli che secondo loro è il loro pubblico, bisogna provare a sovrapporre alla propria comunicazione
degli artisti già conosciuti. Io faccio musica heavy metal, provo a intercettare il mio pubblico targettizzando la mia utenza con gli Iron Maiden, cioè tutti quelli a cui piace gli Iron Maiden, io andrò e gli dirò: questo è il mio disco, lo ascolti? Fisicamente, digitalmente, virtualmente, come vi pare, però questo è il senso. Allora, nell'epoca storica che stiamo vivendo, questo tipo di logica non funziona. Semplicemente non funziona. Provateci, dedicate, investite quanto abbiamo investito noi nel corso degli anni, vi accorgerete che non funziona. Perché oggi non è il gusto musicale, non è la compatibilità estetica che ci sintonizza con il nostro pubblico, ma è il sentirsi uniti sugli stessi valori che noi siamo in grado di comunicare, e possono essere qualsiasi, l'importante è che siano veri, che siano i nostri valori. Pensate a qualsiasi artista, al vostro artista preferito, okay? Al vostro musicista preferito, alla vostra band preferita, e ditemi se quando ci pensate, voi pensate solo alla musica, se non pensate anche alla personalità, all'umanità che c'è dietro, al sistema di valori. Vi appassionereste mai ad un artista che fa musica fantastica ma che è un pezzo di merda, cioè una persona che non stimate? Beh, io non credo, c'è un transfer sempre, c'è sempre un innamoramento simbolico delle persone che ci sono dietro. Questo è quello che noi come artisti abbiamo necessità, a prescindere dal fatto che secondo me è una cosa anche più corretta, ma abbiamo necessità oggi di comunicare. Non possiamo prescindere la nostra comunicazione, cioè la nostra promozione, dal raccontarci, dal raccontare quelle che sono i nostri sentimenti, le nostre passioni, le nostre emozioni, le nostre paure, oltre al produrre musica, perché sono solo le due cose insieme che ci permettono, che ci danno qualche chance in più di raggiungere un pubblico, di creare un legame. Creare un legame significa esattamente la stessa cosa che fare amicizia. Ok? Diceva un mio insegnante di music business, io ho studiato in Inghilterra, diceva un insegnante di music business, diceva: fino a 40.000 persone che ti seguono hai solo amici, non hai fan. Secondo me è vera sta cosa. E il nostro pubblico sono i nostri amici. Agli amici voi non potete soltanto chiedere cose, non potete soltanto chiedere di ascoltare il vostro nuovo pezzo, non potete soltanto chiedere di comprare il disco, di chiedere di venire ai concerti, dovete dare cose. All'amico non lo puoi chiamare solo quando gli devi chiedere un passaggio perché non hai la macchina, ogni tanto lo devi chiamare per chiedergli come sta, gli devi raccontare i tuoi problemi, perché è quello che crea il rapporto. Questo ci permette effettivamente oggi, nel corso del tempo, poi ci vuole tempo per produrre una fanbase a numeri rilevanti, ci vogliono molti cicli discografici, ma del resto questa è una cosa che è sempre successa, eh? Negli anni 90 ci volevano 3 dischi per valutare se un artista ce l'avrebbe forse potuta fare o no, non è che con un disco si spaccava il mondo, meno che mai oggi. Ecco quello che vi dicevo prima, il legame, quello che cercavo e non trovavo, il legame oggi è la cosa più importante, dato che siamo passati da un modello di comunicazione tipo broadcast, c'erano le riviste di settore, i giornali, le televisioni, le etichette discografiche che si identificavano in un filone musicale. Oggi questo non esiste più, il mercato è frammentato di una pluralità infinita di micro comunità, delle community, e ogni artista non è nient'altro che l'influencer di una piccola community. So che questo discorso vi potrà sembrare molto un po' smart, un po' cinico, un po' da youtuber. Io non sono assolutamente uno youtuber, ve lo dico, sono la persona più antisocial che esiste, però è un dato di fatto che noi, anche se facciamo, io queste cose le insegno alle mie band che fanno metal, cioè quindi non a gente che fa trap, per intenderci, perché quelli che fanno trap lo sanno già. Oggi viviamo l'epoca dello sharing, l'epoca in cui sharing significa condivisione. Condivisione significa che siamo tutti alla pari, che non c'è più una comunicazione di tipo verticale, c'è una fonte che produce il contenuto e un'utenza che lo consuma. Oggi condividiamo valori, artista e pubblico, in orizzontale. Vado alla grande, sono in perfetto orario. 5 tecniche per comunicare la propria musica. Le guardiamo rapidamente, io sto facendo una fatica con questo rumore di sottofondo, avrei bisogno di un po' di noise gate o di tagliare completamente dalle 10.000 in su. Allora, prima di tutto, 2 cose per partire, 5 non mi bastavano, sono già 6, scusatemi.
e ci mancava il sax. Brand awareness e marketing mix, che significa? Prima di tutto dobbiamo focalizzare la nostra identità musicale. Io lavoro con tantissimi artisti a cui chiedo: che genere fai? E loro mi dicono: ma abbiamo influenze diverse, il chitarrista ascolta hip hop, il cantante ascolta reggae, va benissimo, è fantastico, però abbiamo bisogno, abbiamo necessariamente bisogno, per comunicarci, di sintetizzare. Dobbiamo focalizzare quello che facciamo, essere in grado di condensare in 2, 3, 4 parole quella che è la nostra proposta musicale. Qualsiasi artista a livello alto, a livello professionistico, per qualsiasi artista noi siamo sempre in grado di capire quelli che sono i 3-4 punti chiave. Non ce ne sono 10. Frank Zappa, che è l'artista più trasversale, più al di fuori di qualsiasi categoria che mi viene in mente in questo momento, proprio nell'essere al di fuori da qualsiasi categoria, l'essere al di fuori è la sua focalizzazione stilistica. Ogni cosa si focalizza, e quando dobbiamo comunicarci, prima di partire, prima di iniziare, prima di provarci, dobbiamo capire chi siamo. E conviene confezionare un prodotto completo. Questa è una cosa che dico sempre a tutti, cioè abbiate cura di preoccuparvi della vostra della parte musicale e anche di tutto quello che c'è attorno, di tutti gli aspetti visivi, di quello che normalmente viene chiamato il marketing mix, l'insieme di proiezioni esterne, pubbliche, di quella che è la vostra identità artistica. Anche la vostra musica è una proiezione di quella che è la vostra identità artistica, la vostra sensibilità. Quindi il vostro modo di vestirvi, il vostro modo di parlare, il vostro modo di scrivere, il vostro modo di comunicare, il vostro modo di appoggiare le mani sul tavolo è una proiezione di quello che siete. E queste cose non sono casuali. La maglietta a strisce orizzontali di Pat Metheny sta esattamente sullo stesso livello dei metallari vestiti di nero con i capelli lunghi e il sangue disegnato in faccia. È una matrice estetica chiara, identificativa, coerente con il messaggio musicale che c'è dietro. Quindi preoccupiamoci di avere cura di tutti i dettagli, dettagli musicali, di tutte le manifestazioni della nostra sensibilità artistica. Perché ci sono in questo, quando parliamo di brand awareness, di consapevolezza di brand, ci sono due forze che devono che in qualche modo si contrappongono e cooperano per realizzare un qualcosa che sia comunicabile. La nostra consapevolezza interna, cioè quanto noi siamo in grado di sintetizzare noi stessi, di capire noi stessi, di sentirci, di identificarci in qualcosa, quindi di raccontarlo in maniera sintetica, e quanto questa sintesi è compresa all'esterno. Ma le due cose sono l'una condizione dell'altra, ma sono due cose separate. E se io non ho prima di tutto consapevolezza interna, è chiaro che al di fuori non posso dare un messaggio univoco, manderò messaggi contraddittori, c'è poco da fare. Questa è la condizione per partire, è un qualcosa di semplice, di quasi di banale, di elementare, però è una di quelle cose che io più spesso vedo mancare a tanti artisti, giovani e meno giovani, che iniziano o che non hanno ancora, che non riescono a comunicarsi. Magari hanno della musica fantastica, hanno delle intuizioni, hanno una visione musicale incredibile, ma sono completamente mancanti su altre cose. Oppure il contrario, una grande capacità di raccontarsi, ma una scarsa capacità di armonizzare gli strumenti musicali con quelle che sono le proprie istanze espressive artistiche. Seconda tecnica, PR Web Identity. Il copy. Qualcuno di voi sicuramente saprà che il copy non è nient'altro che tecnicamente il linguaggio della pubblicità. Negli anni 80 Milano era famosa per essere la capitale della pubblicità in Italia. Interi uffici marketing lavoravano per settimane per trovare lo slogan vincente. Oggi non siamo più nell'epoca degli slogan, oggi siamo nell'epoca della narrazione, del racconto, e il racconto è sempre autobiografico nell'epoca della socialità, della musica 3.0. Autobiografico significa: io devo parlare
quando parlo della mia musica non posso parlare con le parole degli altri, io devo parlare con le mie parole, devo raccontarmi utilizzando il linguaggio che mi è più familiare, non devo forzarmi, non devo provare a darmi un tono o a utilizzare, non c'è un ufficio stampa che parla per me, l'ufficio stampa più forte sono io, perché sono io che racconto me stesso. Vi faccio un esempio, questi sono due, immaginate due post, ok, due post su Facebook. Questo è il primo, parla dei Supersonics, una band inventata. Il primo post dice: è uscito il nuovo videoclip, quindi si parla di un videoclip, ok? È uscito il nuovo videoclip dei Supersonic, un concentrato di sonorità rock e punk per la band torinese che sta lavorando a un nuovo disco in arrivo nel 2019. Ok, immaginate che è la pagina dei Supersonic a scrivere una roba del genere. Da un punto di vista di comunicazione 2.0, 1.0, qui c'è tutto. Abbiamo il soggetto, abbiamo l'oggetto, abbiamo contestualizzazione, ok? Stiamo lavorando al nuovo disco. Qui ci sono tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, di cui il nostro pubblico ha bisogno per sapere quello che stiamo facendo. Stiamo dando una notizia, fantastico, va bene. O forse no. Guardiamo, leggiamo adesso questo post lungo. Non so se vi ricordate, qualche anno fa si diceva non scrivete post lunghi. Non è più quell'epoca, è finita l'epoca dei post corti. Leggiamo questo post. Da oltre un anno lavoriamo, prima persona plurale, noi, la nostra band, lavoriamo sodo alla nostra musica per realizzare un sogno. Da oltre un anno, attraverso i social network, in occasione dei nostri concerti, ci avete supportato e invogliato ad andare avanti, a non mollare. Ok? Vi sto facendo entrare nel mio mondo. Siamo tutti parte di questa community. Mi avete aiutato, grazie. Per questo oggi, dopo questo percorso abbiamo fatto insieme, siamo così emozionati ed orgogliosi, l'emozione, la passione che c'è, nel condividere con voi il nuovo video, il nostro primo brano che racconta il viaggio che ci ha portati fin qui. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fino ad oggi, continuate a vivere questo sogno fatto di rock e punk, ci sono le stesse informazioni, no? Con i Supersonic, guardate e condividete il nostro video e soprattutto non smettete di credere nei vostri sogni. Ok, ci sono esattamente le stesse informazioni, ma immaginate per un anno di pubblicare solo contenuti di questo tipo, che va bene, lo state comunicando a tutti, va bene, o contenuti di questo tipo. Qui state facendo entrare le persone nel vostro mondo, state aprendo la porta e state dicendo entrate in casa mia. Un artista non è solo, un artista è il suo pubblico, deve essere grato al proprio pubblico, gli deve chiedere qualcosa. Non smettete di credere nei vostri sogni, che significa, tradotto, non smettete di seguirci, non smettete di supportarci, non smettete di venire ai concerti, non smettete di comprare i nostri dischi. E c'è sopra, e si emoziona, perché un artista si emoziona, perché se l'artista, un musicista non si emoziona, è meglio che fa il concorso per entrare nelle poste. Ok? Quindi è bene, visto che ci emozioniamo e siamo appassionati, è bene che lo ribadiamo, è bene che lo comunichiamo agli altri, perché non basta scrivere una canzone struggente, perché una volta che finisce la musica devo dire qualcosa nel microfono, o prima che la musica parte devo presentare la canzone, e quando anche io non la stessi presentando il mio linguaggio del corpo racconta una storia, una storia. C'era una pubblicità qualche anno fa che andava su Virgin, su Virgin Radio, che diceva: il futuro appartiene a chi ha un grande passato, a chi ha una grande storia. È fighissimo se siete i Kiss, i Rolling Stones, è un disastro se siete una band senza una storia. Bene, come faccio a raccontare una storia se non ce l'ho? Ragazzi, tutti hanno una storia, tutti hanno una storia. Stamattina io sono partito da Torino e sono venuto a Milano. La mia storia, se avessi voluto fare promozione e non volessi raccontarla agli altri, ma stessi promuovendo me stesso, avrei raccontato sui social tutto quello che ho fatto. Dice: ma che palle, che due palle, allora uno deve stare sempre lì a fare. Se è qualcosa in cui credi, è anche giusto comunicarlo agli altri. Se gli altri non si interessano, non è pubblico che ci interessa, è bene che siano fuori. Ma quelli che si appassioneranno sarà il nostro pubblico, quelli che non andranno via, quelli che non si annoieranno, quelli che resteranno fino alla fine sono i nostri super fan. Meglio 50 super fan che 50.000 visualizzazioni su YouTube inutili. Fare storytelling, raccontare il proprio percorso, non soltanto quando è uscito il singolo,
ok, quando è uscito il video, ma raccontare in tempo reale quando l'abbiamo registrato, anzi quando l'abbiamo pensato, quando l'abbiamo scritto, quando l'abbiamo arrangiato, quando l'abbiamo registrato, quando abbiamo fatto il video. Io ti racconto tutto quello che succede, perché raccontandoti ti faccio entrare nel mio mondo, ti coinvolgo in quello che sto facendo, tu ti senti parte. Così quando arriverà il momento, quando avrò finito e finalmente uscirà il disco, allora lì sarò io a poterti chiedere qualcosa. Ora mi avete seguito, ora vi siete appassionati, ora siamo tutti una grande famiglia, alla grande. Adesso supportatemi voi, adesso parlate della nostra musica ai vostri amici. Esattamente così. Sì, sì, giustamente il Signore dice, è come se ti confrontassi con i tuoi amici, gli amici, come se fosse il tuo profilo personale, è esattamente quello. La quarta cosa, anche questa banalissima, semplicissima, è la call to action. Chiedere alle persone di fare qualcosa per voi. Attenzione, non è che possiamo... Allora, riprendiamo il paragone con l'amicizia. Se io vi conosco adesso, facciamo amicizia, non è che vi posso chiedere qualcosa adesso. Non ve lo posso chiedere subito. Sapete quando faccio uscire un pezzo domani mattina, faccio la sponsorizzazione su Facebook e chiedo alle persone di comprare il disco? Ma non succede, perché mi sto rivolgendo, sto provando ad ampliare il mio pubblico, chiedendo ad una persona che ha appena scoperto che esisto un'attività di supporto troppo invasiva, troppo impegnativa. No, quello che posso chiedere al nuovo pubblico è: iniziate a seguirmi, entrate nella mia community. Questa è già una call to action, ok? Immaginate che c'è una gradualità di cose che possiamo chiedere. Più abbiamo dato, più è cementato il rapporto col nostro pubblico, più noi saremo in grado di poter chiedere attività di supporto concreto al nostro pubblico. Meno quel rapporto esiste, più è probabile che la nostra call to action, così come qualsiasi attività di comunicazione che andremo a fare, resterà inascoltata. E quindi, ora, ovviamente noi ci stiamo raccontando veramente la punta minima dell'iceberg, ma immaginate tutto questo spalmato in una campagna di comunicazione, non su 2 mesi, su 3 mesi, su 3 album. 3 album per me significa almeno 4 anni di lavoro, 4 anni e mezzo di lavoro. Lo so che negli anni 80 i dischi si facevano ogni 4-5 anni, diciamo che oggi bisogna fare un po' più dischi, un po' più spesso. Però ecco, immaginate di coltivare il rapporto col proprio pubblico nel corso del tempo. E quindi anche di fare selezione, certo. Posso fare il microfono così sentiamo tutti, compreso io? Ciao. No, dicevo che quest'anno sono uscito in Italia, è uscito Liberato. E nello stesso anno in America è uscita Billie Eilish, che vanno totalmente contro tutto quello che hai detto. Quindi ti chiedevo se in base a questo qua, a questo che ci siamo detto, non c'è adesso un periodo di transizione al 4.0 dove non sono più queste tecniche qui, ma è più il modo non replicabile di portare avanti un progetto discografico che funziona di più. Cioè, perché sia Billie Eilish che Liberato sono cose uniche, non si possono replicare su una e quindi si tornerebbe paradossalmente al periodo in cui ci sono le rockstar, diciamo, che sono quel modo genuino di fare musica, diciamo. L'avete sentito tutti? Più o meno. No, lui chiede, facendo 2 casi piuttosto particolari, 2 casi che non hanno, di artisti che non hanno creato una community apparentemente, cioè che sono usciti dall'oggi al domani. Esatto, l'hanno creata ma apparentemente non così. Io ti parlo del fenomeno Liberato, che lo conosco bene, non lui Liberato chiaramente, per carità, non mi sognerei mai di una cosa del genere. Il punto, sai cosa? Che quello che vi sto raccontando non riguarda la musica, non riguarda solo la musica, riguarda la capacità di arrivare al pubblico, riguarda le dinamiche con cui oggi le persone comunicano. Siamo sicuramente in un'epoca di transizione. Zuckerberg 2 settimane fa ha detto che tra poco il mondo che conosciamo non esisterà più, quindi sicuramente
anche questo ha raggiunto quasi la saturazione, ma allo stesso tempo ci sono dei principi, a mio avviso, che testimoniano che tutto questo esiste ancora ed è oramai una nostra matrice di pensiero. Il fenomeno liberato, perché dico conosco liberato? Perché il fenomeno liberato funziona per la sua esclusività, per il suo carattere settario, per il suo carattere assolutamente esclusivo, che è esattamente la stessa cosa. Cioè liberato non funziona perché fa trap e tutti quelli che ascoltano trap si appassionano a liberato. Liberato funziona perché io che ascolto liberato mi appassiono morbosamente a trovare i dettagli, a cercare di capire, a cercare di entrare, di comprendere. Mi sento parte di un numero ristretto di persone. È questo che secondo me vince. E poi c'è un'altra valutazione che noi dobbiamo fare. Creare una community non significa aprire un canale su YouTube e iniziare a parlare di Game of Thrones, per intenderci, per dire una cosa che è trend topic, ma significa, secondo me, essere completamente onesti nel nostro tentativo di raccontare quello che abbiamo da dire e provare a intercettare le persone che si identificano in quello che abbiamo da dire, per creare anche una piccolissima community, quindi è più un tentativo, uno sforzo che va nella direzione dell'onestà, della comunicazione orizzontale tra artista. E questa cosa, secondo me, ci salva di fronte alla incapacità totale di fare un piano, di fare una strategia, perché se tu domani mattina devi lanciare per la prima volta il tuo disco e non sai come fare, da dove parti? Ci sono due possibilità: o non hai nessuna idea, oppure sei uno scappato di casa che sei convinto di aver fatto il disco più bello degli ultimi 10 anni, cosa molto frequente, ok? Dato che è molto frequente questa seconda possibilità, e che fosse la seconda o la prima è uguale, in entrambi i casi tu non sai da dove partire. Lavorare in questo modo ti mette nella condizione di mettere un piede dopo l'altro, di imparare a conoscere il tuo pubblico. Poi è chiaro, ci sarà sempre quello che vince la lotteria, che sovverte la regola, però come si dice, l'eccezione la conferma la regola, no? Quindi non credo che il liberato sia un caso atipico, credo che rientri comunque in questo fenomeno, se, per come la vedo io. Poi sono fenomeni troppo recenti per dare una lettura completamente lucida. L'ultima tecnica, questa è un pochino più tecnica, diciamo, e sono le cosiddette trending communications. Quello che consiglio sempre ai miei artisti è: quando dovete dare un annuncio, immaginate sempre un annuncio di qualsiasi tipo, ok? Importante, poco importante, annunciamo pubblico una foto oppure pubblico il disco, pubblico un post del cavolo oppure racconto il concerto più bello della mia vita. In qualsiasi caso, organizzate la comunicazione immaginando che percorso farà il nostro potenziale pubblico, cioè da dove parte, dove lo porto, cioè cosa gli comunico e dove lo indirizzo. E quindi organizzate sempre qualsiasi comunicazione in maniera trifasica: una fase pre-promozionale, quindi una preparazione, tra una settimana daremo un grande annuncio e nei prossimi 7 giorni quotidianamente vi do aggiornamenti per creare hype. C'è poi il lancio, quindi l'annuncio vero e proprio, e poi immaginate una fase successiva di gestione, un follow up, dove intanto avremo una fase di carattere metrico, cioè di valutazione. È andata bene, è andata male, che tipo di risposta abbiamo avuto? Ci hanno visto 2000, hanno risposto in 27, la percentuale 27 su 2000 è bassa, è alta? Non lo posso sapere, non esiste una percentuale giusta o sbagliata. Come si fa? Lo faccio la prima volta, lo faccio la seconda volta, se la seconda volta reagiscono 49, 49 è maggiore di 27. E quindi posso iniziare a fare degli esperimenti. All'inizio sono esperimenti, più esperimenti faccio, più ho la possibilità di avere degli indicatori che mi permettono, dopo anni di esperimenti, di comprendere il mio pubblico, di ottimizzare la mia comunicazione. Sto raccogliendo dati, sto sperimentando, più sperimento, più meno sbaglio, diciamo, questo è un po' il senso. E il follow up è molto importante, anche perché ci focalizza, fa concentrare su che cosa devono fare, cosa deve fare il nostro pubblico una volta che ha visto il nostro video. Perché questo è uno dei problemi principali di chi fa comunicazione e chi fa promozione. Io spero che mi vedano 2000 e poi non so che cosa faranno quei 2000.
Vi faccio un esempio. Immaginate quello che stiamo facendo oggi. Io sto parlando, voi mi state ascoltando. Io spero che quello che vi dico vi possa essere utile. Ma che utilità ne ho? Apparentemente nessuna. Devo immaginare un follow up. Allora io vi consiglio, visto che ci siamo conosciuti e magari avete apprezzato quello che ho fatto, di iscrivervi al mio blog, perché se vi iscrivete al mio blog restiamo in contatto. Se restiamo in contatto, voi sarete informati quando vengo a fare un seminario a Milano, quando vado a fare un seminario da un'altra parte, eccetera eccetera, quando pubblicherò il mio libro, il progetto di una vita, bla bla bla. Ok, questo significa prevedere un follow up, prevedere che il mio pubblico, una volta che mi ha visto, deve compiere delle attività. Non lo farete tutti, una persona su 10 si iscriverà al mio blog, ok, il mio dato è 1 su 10, ok, 10%, è un'ottima percentuale, normalmente siamo tra il 4 e il 6%, queste sono le stime, una percentuale di successo totale è 16-17%, questo per darvi dei numeri. Io sintetizzerei, quindi, il nostro obiettivo è creare legame col pubblico, ricapitolando, brand awareness, nostra consapevolezza interna. Quindi io devo avere consapevolezza di quello che sono per comunicarmi, per non mandare messaggi contraddittori al mio pubblico. Scegliere una linea di comunicazione che mi rappresenti, onesta, sincera, vera, ok? Raccontare la mia storia in tutte le fasi, non solo quando il disco esce, ma tutto quello che mi ha portato prima e tutti i miei piani futuri. Perché sono i piani futuri che danno alle persone, come dire, l'opportunità di continuare a seguirmi. Se il disco esce oggi e fine, la gente che, ok, il disco è uscito, mi piace, che si fa adesso? Tra un mese andiamo in tour, ah bene, dove suoni? Te lo dico domani. Call to action, iscrivetevi al mio blog. Trend, ogni attività di comunicazione va organizzata in una sequenza di attività di comunicazione a climax crescente, prevedendo il follow up. Questo è quello che ci permette di migliorare il legame con il nostro pubblico. Io sostanzialmente ho finito, lascio la postazione, se avete qualsiasi domanda io sono qua, sono tra l'altro allo stand della Perform Music School qua, e grazie, spero che vi sia tornato utile. Grazie. È il più partecipato finora. Meno male.